infatti voglio ringraziare il mio gruppo Palani 5 Stelle, l'unità Palani 5 Stelle, che ha permesso a me di entrare qui. Siamo onorati quindi di aver ricevuto questa fiducia e di rappresentare i cittadini nel luogo in cui si decide il futuro della città. La nostra voce sarà la loro voce. Tutto il nostro lavoro sarà per fare gli interessi di Anagni e degli anagnini. Mi auguro che in questo consiglio comunale sia possibile instaurare un clima di reciproco rispetto e considerazione, non dimenticando mai che chiunque di noi parte in questa assemblea è portavoce di migliaia di cittadini e di anagnini. Io interpreterò fino in fondo, noi interpreteremo fino in fondo il ruolo che ci compete e sarà opposizione a tutto campo, senza alcun tipo di sconto, ma anche senza furore pregiudiziale. La mia unica guida saranno gli interessi di Anagni e degli anagnini, per i quali non accetteremo nessun compromesso. Quindi se e quando tali interessi saranno tutelati, avrete il mio appoggio a prescindere. Ma se quando tali interessi saranno invece dimenticati a favore di interessi di parte, ci troverete su tutte le barricate e faremo tutta l'opposizione possibile che possiamo fare. Perché noi siamo soltanto dall'unica parte, quella giusta, Anagni e Anagnini. Avrei voluto finire qui il mio intervento, ma e vado oltre il regolamento. Anagni oggi, perché c'è molta gente qui che aspetta il cambiamento. Te sei il sindaco nuovo, quindi il sindaco del cambiamento, ma abbiamo un'emergenza che va affrontata nel giro di 24 ore, che è quella della chiusura del punto del primo intervento. Mi dispiace, mi prendo tutto il tempo, non parlerò dopo se ci sarà. Abbiamo in questi giorni fatto un'azione comune, in 4 giorni siamo riusciti a far venire quella che è la commissione regionale, sia come Movimento 5 Stelle, sia come coordinamento dei sindaci, in 4 giorni, cosa che non è stato possibile averla in 4 anni. 4 anni di precedente amministrazione ferma, in commissione regionale di cui fa parte un membro che si è dimenticato di venire, io non so per quale motivo sia venuto. Questa persona che è venuta qui un sacco di volte, prima da consigliere regionale e poi da assessore regionale a promettere la riapertura dell'ospedale. Quindi questa commissione che poi ha espresso un parere favorevole, un'indicazione politica a chi? Ha un direttore generale che se ne è fregato altamente di questa indicazione, che se ne è fregato altamente di quelli che sono i diritti sanciti dalla Costituzione degli anagnini di tutto il territorio. Allora io ti chiedo, guardate niente, lo chiedo da padre di famiglia, neanche da membro del Consiglio Comunale, andiamo lì e ribaltiamo gli astimi, perché se lui non accetta le indicazioni politiche di chi lo messo lì a lavorare, è ora di farlo altrove. Domani non c'è, andiamo lunedì, io sono con te, per difendere i diritti dei cittadini e la sanità sono con te, mi trovi al tuo fianco e l'invito lo allargo a tutti i membri di maggioranza e di opposizione, ai membri della giunta, lunedì mattina andiamo lì all'ASA, facciamo vedere che siamo uniti. Questa è l'unica cosa, se tiene agli interessi di Anagni e degli anagnini e del territorio, è l'unica cosa che possiamo fare. Mi dispiace di essere andato oltre il regolamento, di aver fatto magari delle richieste, però non possiamo più aspettare, non possiamo farci prendere più per il culo da quelli che stanno lì. Basta, 4 anni di monocolore PD e non hanno fatto niente. Scusate, mi faccio prendere un po' dalla foga e tutto quanto. E quando hanno bisogno di prendersi le responsabilità, scappa. Quindi questo è il mio intervento, scusate, però quando vanno dette le cose vanno dette. Grazie.